studente, cosa pensa della comunicazione nei giovani? Quanto è fondamentale? Vabbè, la comunicazione tra i giovani è assolutamente indispensabile perché chiaramente i giovani, se hanno dei valori, devono riuscire a trasmetterli in maniera corretta, adeguata, consapevole, responsabile. Perché se uno può essere la persona magari più bella, più buona di questo mondo, più saggia, però se non riesce poi a comunicare e a trasmettere questi valori, è chiaro che tutto rimane fine a se stesso. Viceversa, riuscire a comunicare e appunto a interrelazionarsi col prossimo è assolutamente indispensabile. Poi, nel nostro caso, AVIS, quindi donazione del sangue, riuscire a far proprio questo valore e a capirne l'importanza e il senso è per un giovane indispensabile per poterlo poi trasmetterlo sia con il proprio esempio, cioè donando personalmente il sangue, ma anche facendo capire al prossimo, che magari donatore non è, quanto è importante donare il sangue per se stessi e per la collettività. Quindi una corretta comunicazione è il miglior veicolo per divulgare in maniera saggia, corretta, consapevole, responsabile, il messaggio principale della nostra associazione, che è quello della donazione del sangue. Come pensa, Presidente, che questo progetto IAMU possa interessare i giovani oppure farli avvicinare al mondo AVIS? Ah, diciamo che è un'iniziativa che parte da ragazzi che hanno fatto un percorso all'interno della nostra associazione. Prima come servizio civile, poi come volontari e attualmente anche come dirigente fa parte della Consulta Giovani non solo della Comunale di Reggio ma anche della Provinciale e della Regionale. Per cui è un progetto che loro hanno sentito di mandarlo avanti e la parola IAMU, andiamo per il nonno Calabri. Significa che proprio dice, mettiamoci per strada, andiamo a vedere, andiamo a conoscere. Tanto che questo viaggio parte da Reggio, ha fatto tappa stamattina alla nostra sede regionale di Germaneto, continua per Campania, Lazio, poi si sposta sull'Emilia-Romagna. Va a Milano a intervistare il nostro presidente nazionale e poi verrà a Palermo, sede della nostra assemblea generale. Raccoglieranno che cosa? Raccoglieranno le testimonianze, ma non solo di donatori o di nostri dirigenti, ma anche di giovani che incontrano per strada per capire la conoscenza, la comunicazione, cosa sentono di AVIS, cosa sentono dei principi del volontariato, dei principi della solidarietà. E naturalmente capire dove possono poi intervenire e come mettersi anche loro in gioco. Il bilancio su questa giornata? Il bilancio su questa giornata è positivo, positivo perché hanno partecipato tutti i ragazzi la maggior parte dei ragazzi della provincia di Catanzaro, sono tutti quanti qui ad ascoltare testimonianze, perché non sono chi sta parlando non è persona esterna all'Avis, ma sono persone che sono molto vicine all'Avis e che possono dare un contributo oggi come esperienza. Il Don Antonio è stato illuminante perché ci ha fatto riflettere sul valore dell'uomo, sul valore della relazione tra uomini e il valore che noi diamo al dono del sangue. Una serie di esempi, una serie di circostanze che sicuramente fanno riflettere i ragazzi e li rendono consapevoli di quello che stanno vivendo, perché questa è la loro esperienza, la prima magari esperienza nella vita associativa che li deve proiettare in un panorama che tutti noi viviamo con grande consapevolezza, ma i ragazzi devono incominciare ad essere consapevoli di far parte di una famiglia come l'Avis, che ha come principale obiettivo quello di aiutare il prossimo. Quindi vedere dei giovani proprio in questo momento particolare della nostra storia, vederli tutti quanti in ascolto e valorizzare principi sani è una cosa sicuramente positiva che dà lustro sia all'Avis provinciale che ha organizzato l'evento, ma sia alla consulta dei giovani che si è appena costituita e anche, perché no, anche alla comunale che ha portato
avanti questo progetto dell'Aves Presila in un panorama spettacolare che è quello del Parco della Sila, dove praticamente si può osservare anche in silenzio la bellezza della natura, e noi in silenzio vogliamo che alla fine della giornata si incominci una riflessione nuova sul valore del dono, sul valore dell'uomo e sul valore della relazione tra giovani, ma tra persone. Leggi, brava.